Il Valpusteria sogna la finalissima con il Bolzano, ma per arrivarci deve battere l'Alleghe in gara 5 alla Leitner Solar Arena. Cambia ancora coach Kivala nei padroni di casa, visto che torna Kelly dopo due turni di stop e il turnover lo fanno Desfos e Magnan. Da segnalare anche il rientro anticipato di Erlacher dalla squalifica. Per quanto riguarda gli ospiti invece manca ancora Card oltre a Manfroi, mentre il resto del roster è lo stesso della gara di martedì sera con l'aggiunta di Alberto Fontanive, quale però non è ancora al 100%. Gara che fatica a decollare con i padroni di casa che spingono di più ma non riescono a passare. Allora è l'Alleghe a centrare il gol. Ripartenza di Rocco che va fino in fondo. Strenberg trattiene solo per un attimo ed è Derrich, il più lesto di tutti, a depositare in rete. All'11:58 le civette passano allora a condurre e lo fanno con il primo gol nella serie di Adam Erich. Sulle ali dell'entusiasmo l'Alleghe prova addirittura ad allungare. Da Toss riesce a servire Monferone sotto porta. Strömberg chiude ogni spiraglio. I lupi in ogni caso si riprendono al 15:22 quando una conclusione senza troppe pretese di Ling diventa il disco giusto per la deviazione vincente di Giulio Scandella. È il numero 32 dei padroni di casa a segnare l'aggancio per i suoi al suo sesto gol nel corso di questi playoff scudetto. Il Valpusteria non si accontenta e prima della sosta in situazione di power play centra il sorpasso. Scandella questa volta è uomo assist per Oberoch che ci prova due volte, al secondo tentativo fa centro. Dopo la realizzazione in gara 1 Max Oberoch torna a segnare nella serie di semifinale fissando al 18:59 il parziale di 2-1 con il quale si chiude anche la prima frazione di gioco. In avvio di secondo tempo i padroni di casa possono sfruttare un paio di power play a favore, ma l'unica chance è portata da Capitan Kelly che punta la porta avversaria cedendo a Scandella, il quale non riesce a controllare in buona posizione. Poi allora l'assist per Ling che cicca completamente la battuta. Al 28esimo Joe Cullen ha sulla stecca il disco del definitivo a lungo ma viene murato da un super intervento di Adam Dennis. Scatta allora la ripartenza dell'Alleghe con Nicola Fontanive che di rovescio fredda Strenberg dal possibile 3-1 al 2-2. Gli ospiti sfruttano appieno la velocità di Nicola Fontanive, il quale a tu per tu con il gol avversario si dimostra freddo e preciso. Torna dunque la parità sul ghiaccio al Totesino al 28:36. Durante l'azione del gol poi carica di Jensen nei confronti di Forstrom che deve essere soccorso. Per il giocatore della Valpusteria invece una penalità di 2+10 minuti. Passa 1:20 da questa realizzazione, i padroni di casa tornano prontamente in vantaggio. Ancora Ling ad impostare e a favorire il taglio di Villait, il quale da ottima posizione non fallisce. Al 29:56 terza rete in serata da parte dei lupi che si affidano nella circostanza alla stecca del terzino Christian Villait al primo gol nel corso dei playoff. I gialloneri capiscono di poter affondare, verticalizzazione di Kelly per Oberach, il quale allarga per il liberissimo Cullen che riesce a bucare la guardia di Dennis. Il portiere degli Aguardini riesce a controllare solo per un attimo, non evitando dunque la realizzazione di Joe Cullen che porta la squadra di casa sul +2. Ora l'Alleghe non deve fare più calcoli e provarci in ogni modo. Capitan De Toni prova a suonare la carica servendo da toss chiuso però dalla guardia attenta di Strenberg. 4-2 allora al termine del periodo centrale. Ad affondare le velleità della compagine ospite arriva però nei primi minuti del terzo tempo il quinto gol dei gialloneri. Bona conclude verso la porta di Casmirro, viene murato da Dennis il quale non può nulla sulla seconda battuta, ovvero quella di Erlacher. Recuperato all'ultimo dalla squalifica ridotta da 2 ad 1 giornata, Thomas Erlacher mette a segno una rete pesantissima al 45:03 che di fatto lancia i lupi verso la finale.
Le civette ora faticano a reagire. E allora è ancora il Valpusteria a sfiorare la marcatura da Linga Watson, che va vicino al gol, andando a battere da posizione centrale. A 4 minuti dalla sirena, McKenna tenta la mossa disperata togliendo Dennis dalla porta a passare, però sono ancora i padroni di casa che approfittano della gabbia sguarnita, insaccando il gol del definitivo KO con Giulio Scandella, il quale al 57-06 realizza la doppietta personale in serata e di fatto manda in finale il Valpusteria. Sono i lupi di Brunico allora, grazie al 6-2 maturato, a raggiungere il Bolzano in una finale che si preannuncia come un vero e proprio evento. L'Alleghe dal canto suo abbandona i sogni di gloria in gara 5.